Questo è un lavoro che è stato molto complesso e faticoso ed è partito nel 2017 con una campagna di scavi archeologica importante sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica e delle Belle Arti, che ringrazio per il costante supporto che ha dato in questi anni. E il progetto è stato svolto principalmente dal Comune di Rimini, quindi da tecnici interni, e per noi questo è un valore aggiunto, e ha visto la valorizzazione e la riqualificazione di un luogo che prima di questo momento era totalmente abbandonato e la porta era completamente dissotterrata. E i punti chiave di questo progetto sono quindi la creazione di un sito barra area archeologica per riportare alla luce proprio la struttura dell'intera porta, che era l'antica porta di accesso verso il mare, e la valorizzazione della porta attraverso la risoluzione di interferenze rappresentata da collettori idrici fognari. C'è stato un grosso lavoro di consolidamento anche da un punto di vista strutturale e di opere stradali per il contenimento dei muri. L'altro valore aggiunto è il verde, perché comunque abbiamo cercato di realizzare questi piani inclinati e valorizzarli, ingentilirli con opere a verde e soprattutto garantire una continuità ciclopedonale per ricollegarsi all'anello verde attraverso la ricucitura di questa frattura che c'era tra il centro e il mare. Quindi da qui si congiunge l'anello verde, la pista ciclabile, che da un lato porta verso il faro, dall'altro porta verso il Parco Marecchi e il centro città. E gli altri elementi importanti sono la valorizzazione da un punto di vista dell'illuminazione scenografica per far sì che ci sia una cornice suggestiva anche durante le ore notturne e fungere anche da presidio per un luogo così importante, e l'elemento dell'acqua che testimonia la presenza dell'antico fossato, quindi attraverso uno specchio d'acqua di 25-30 centimetri di profondità che attua attraverso un ricircolo dell'acqua per eliminare le impurità, e quindi con la creazione di una passerella che passa attraverso la porta. L'altro elemento molto importante è la realizzazione di un sistema di rampe che permetteranno anche alle persone con disabilità di raggiungere appunto la quota del piano di calpestio, che è a meno 3,25 dalla quota del piano stradale, e questo permetterà di raggiungere, di rendere accessibile a tutti la visione di questa porta, di questa antica porta.